Bentornati su Metro Napoli Web TV. Proseguiamo il nostro dibattito sulle città metropolitane. Oggi abbiamo in studio due ospiti del Partito Democratico. Il consigliere Livio Falcone, consigliere provinciale che ha seguito fino ad oggi per la provincia di Napoli le attività legate anche allo sviluppo della città metropolitana, e Tommaso De Roglite del Partito Democratico che si occupa nel partito a livello regionale proprio dei problemi legati agli enti locali, in particolare anche in questo caso alle città metropolitane. Allora, la prima domanda io la faccio al consigliere Falcone. Sono venuti qua diversi rappresentanti del Parlamento, qualche senatore. Le posizioni sono abbastanza divise, c'è chi sostiene questa una vera e propria disegno di legge di Rio, di riordino delle province e delle città metropolitane, un vero e proprio pasticcio, e chi ritiene invece che possa essere un punto di partenza, e qualcuno sostiene invece che sia la soluzione, come dice il ministro, a tutti i mali delle province. Lei come la pensa su questo? Io avrei preferito, l'ho detto dall'inizio, quando è stato partorito questo iter, un ragionamento organico che riguardasse la riforma dello Stato nella sua totalità. Io avrei affrontato il tema del superamento del bicameralismo perfetto, delle nuove funzioni che devono avere le regioni, della nascita delle città metropolitane, del superamento delle province, dell'eliminazione di molti comuni di piccole dimensioni, del superamento delle comunità montane in un solo iter legislativo, perché il tema, secondo me, è la riforma dello Stato che deve essere efficientato e che deve essere anche un po' sfoltito di tanti enti, troppi enti spesso inutili. Così non è stato. Devo dire, su questo Renzi invece ha presentato una proposta molto più organica e per parte mia anche molto più seria, che interviene in quest'ambito, che io condivido, sia per la parte del superamento del bicameralismo perfetto, sia per la parte che riguarda le regioni. Un po' meno per parte mia, ma per parte nostra, per parte anche del Partito Democratico di Napoli, rispetto invece alla questione delle aree metropolitane. Perché Ecco. io condivido il superamento delle province, l'ho vissuto, penso che serva un nuovo assetto, serva un segnale di taglio Però ai parliamo di costi una della riforma più politica, complessiva. però Siamo, beh. nello specifico noi abbiamo chiesto al partito a livello nazionale che ci sia sulle aree metropolitane una impostazione, prima di tutto, uguale per tutta Italia, perché sarebbe inimmaginabile che a Genova nasca un'area metropolitana che abbia una formazione e anche una legittimazione diversa che a Napoli, piuttosto che a Roma, piuttosto che a Milano. Abbiamo chiesto che siano aree metropolitane sul modello europeo, ne abbiamo fatti diversi di seminari di approfondimento anche con l'amministrazione, Parigi, Londra, Berlino, quindi con l'elezione diretta degli organismi rappresentanti l'area metropolitana, e soprattutto che il processo fosse stato un processo di coinvolgimento di tutte le forze, come non è Però stato purtroppo in mi questo consente, momento. consigliere, a questo punto mi rivolgo anche al rappresentante diretto del partito. Questo significa di fatto che non siete d'accordo con l'attuale proposta già approvata alla Camera. Cioè, in sostanza, le cose che dice il consigliere Falcone sono sostanziali. Cioè, da un lato si punta ad una riforma più complessiva, e mi sembra che sia anche nel programma del nuovo segretario del PD, quindi l'idea di modificare il titolo quinto e quindi di andare più nemmeno. Dall'altro si entra nel merito della proposta parlando di una città metropolitana. A questo punto non sarebbe più corretto sostenere che il disegno di legge Delrio debba essere ritirato e debba essere riproposto qualcosa di diverso? No, io ritengo che sia in generale già un disegno complesso, ma non nella, diciamo, stesura, nella leggibilità del disegno di legge. No, complesso perché comunque, se prendiamo per esempio il caso della provincia di Napoli, coinvolge 92 comuni e già di per sé quindi è una lettura complessa del processo di attuazione. E poi io non ricordo nella storia repubblicana che è stato presentato un disegno di legge perfetto, non è mai stato messo sul tavolo qualcosa che comunque non avesse un iter discusso anche in maniera conflittuale, anche in maniera amara.
e il DDL del Rio rientra proprio in questa fattispecie. C'è una proposta del ministro che pone le basi per una riforma che comunque se ne discute da un bel po' di anni, dove i territori, in particolare le persone che vengono direttamente chiamate in causa, non solo i cittadini ma i sindaci, perché sono veramente il perno più importante di, questo di questa riforma, si confrontano. Ad esempio io e il consigliere Falcone una settimana fa siamo stati nell'area nord di Napoli e abbiamo messo intorno allo stesso tavolo 10 sindaci e ogni sindaco aveva una perplessità diversa e aveva un'idea diversa di città metropolitana. Quindi il processo legislativo è complesso, ma ancora più complesso l'intreccio di relazioni politiche e anche culturali in questo caso, che comunque si andrà a, diciamo, a verificare in maniera parallela all'iter legislativo. Mi concentrerei anche su quello. Per esempio durante l'incontro è emerso una cosa molto molto importante, un po' le differenze che in una città metropolitana complessa come quella di Napoli possiamo vivere. Per capirci, Sorrento non è Acerra, anche se hanno lo stesso sentire comune in termini di provincia o città metropolitana, ci sono dei problemi che sono completamente differenti. Quindi c'è la complessità dell'iter legislativo che comunque implica tutta una serie di revisioni, come ad esempio la questione dell'elezione del sindaco metropolitano, che credo, e il consigliere Falcone è d'accordo con me, sia il pezzo più importante. Ecco, io proprio facendo riferimento alla cosa che dicevi, anche al convegno che c'è stato dell'Area Nord, tra l'altro insomma, ho visto dei filmati, delle interviste, insomma mi è sembrato abbastanza interessante. In quella sede il problema dell'elezione del sindaco della città metropolitana è stato un po' considerato anche dai sindaci presenti come un problema secondario. Io per la verità non l'ho capito questa cosa, perché io ho intervistato gran parte dei sindaci nella provincia di Napoli proprio come città metropolitana, perché noi come WebDP abbiamo il compito di seguire il processo di costruzione della città metropolitana da parte della provincia. A me è sembrata invece una situazione diversa, cioè nel senso che questo problema, che mi sembra di capire che voi state ponendo anche a livello nazionale, a me è sembrato molto sentito invece da parte dei sindaci, non tanto per una questione rispetto a chi fosse il sindaco della città metropolitana, quanto piuttosto rispetto a due problemi fondamentali. Uno, che il sindaco della città metropolitana diventa di fatto responsabile di una possibile autorità di gestione territoriale dei fondi europei 2014-2020. E secondo, perché il sindaco della città metropolitana è stato eletto su un territorio che rappresenta come popolazione meno di un terzo, ed è una realtà particolare, tra l'altro anche l'elezione è stata particolare. Quindi su questo qual è la proposta che voi state sostenendo? Allora, noi stiamo rovesciando il ragionamento fatto fino ad ora, in cui si è imposto dall'alto in maniera verticistica qualcosa che invece a livello territoriale doveva maturare nella sua rappresentanza. E quindi quello che diceva Tommaso, il processo di coinvolgimento dei sindaci, stiamo cercando di farlo anche durante, parallelamente al percorso parlamentare, per cercare quello che i partiti possono fare di trasformare in modifiche parlamentari le esigenze che i sindaci pongono. Quindi è qualcosa fatto in maniera parallela, ma che tende anche ad incidere nel percorso parlamentare. Abbiamo chiesto tre cose: il segretario provinciale, io come vice segretario provinciale e Tommaso De Roclide come responsabile delle riforme istituzionali. Abbiamo inviato una nota e dopo questa nota abbiamo incontrato il capogruppo al Senato Zanda, siamo in contatto con il relatore e con Bonaccini, che è responsabile delle riforme istituzionali per conto della segreteria nazionale, in cui abbiamo chiesto nero su bianco, quindi non è una questione di interpretazioni, è una posizione netta che assume il PD per conto dei suoi sindaci e dei suoi amministratori, quindi dopo un processo di approfondimento, di coinvolgimento che sta continuando. Primo, che venga salvaguardato un principio di democraticità. Noi siamo per le elezioni a suffragio universale diretto degli organismi della città metropolitana, il PD di Napoli, quindi in questo anche in maniera difforme dal Partito Democratico a livello nazionale, e rispetteremo la sintesi che uscirà, ma il PD di Napoli, per voce e per conto dei suoi amministratori e delle sue forze territoriali, ha chiesto una modifica al testo per inserire l'elezione a suffragio universale diretto degli organismi della futura città metropolitana. Secondo, siamo perché ci sia una collegialità nella costruzione delle regole che riguardano la città
metropolitana, e quindi noi siamo perché il Consiglio metropolitano, in rappresentanza delle sue comunità, approvi lo statuto, decida chi lo debba guidare e soprattutto rappresenti tutte le forze politiche, perché per parte mia sono d'accordo su questo con il segretario nazionale, le regole si scelgono insieme perché dopo si governa in maniera divisa. E il terzo punto, e finisco, la semplificazione, perché questo provvedimento, e lo dico con rispetto dell'onorevole Paolo Lusso e di tanti altri che su questo stanno facendo una battaglia molto demagogica, mi scuserete di dirlo, ma molto demagogica, immaginare che i comuni della provincia di Napoli, sulla base di un sentimento di non condivisione, giusto, legittimo, che io condivido, possano non aderire alla città metropolitana, e questo possa comportare cosa? Perché questo cosa comporterebbe? Che un provvedimento che nasce anche per conto del PD con un obiettivo chiaro, che la semplificazione del sistema degli enti locali, produca una sua moltiplicazione. Per cui se quella procedura che il centrodestra sta portando avanti di non far aderire i comuni alla città metropolitana va avanti e il testo rimane così, ma noi lavoreremo non sulla demagogia ma sugli atti e provvedimenti parlamentari, noi avremo cosa? La provincia di Napoli, la città metropolitana e il comune di Napoli. Sarebbe la più grande idiozia degli ultimi 20 anni. Benissimo, io devo fare un'ultima domanda. Voi siete stati gli unici che sostanzialmente come partito avete convocato i sindaci e li avete messi a discutere. Lo faremo anche nei prossimi. Ecco, il problema che mi è stato sollevato, il secondo problema, oltre quello diciamo delle modalità, che mi sembra che avete chiarito anche abbastanza chiaramente, questo ci fa piacere, che c'erano stati degli equivoci proprio in queste ore. L'altro problema che mi è stato posto ogni volta che io intervistavo qualcuno su questo argomento era, cioè noi non stiamo partecipando in nessun modo alla costruzione della città metropolitana, cioè si sta creando un sistema nel quale queste decisioni saranno assunte probabilmente a Roma da un gruppo ristretto e limitato. Ecco, ritenete che ci possano essere oltre questi incontri magari altre modalità di confronto, magari anche con l'associazionismo, col mondo del lavoro? Noi stiamo lavorando proprio per cercare di creare un circuito vizioso che contempli non soltanto i sindaci e gli amministratori locali, ma anche le associazioni più o meno interessate al processo di attuazione della città metropolitana. Però voglio dire una cosa in aggiunta a quello che diceva Olivio Falcone: a differenza del Partito Democratico, che comunque sta facendo questa opera di coinvolgimento collettivo, è anche visibile, trasparente, ci sono dei passaggi di alcuni personaggi politici che piuttosto che fare un confronto anche alla luce del sole si stanno muovendo proprio nelle stanze singole dei sindaci, pur di, come diceva Livio, di far fallire questo progetto della città metropolitana. Ci sono 50 lettere di sindaci che dicono che non aderiranno. Queste 50 lettere di sindaci sono il più delle volte frutto di un lavoro politico e anche demagogico, come diceva Livio, fatto casa per casa, e non di confronto su temi e su quali possono essere le prospettive di sviluppo della città metropolitana per quanto riguarda i territori. Infatti tra le proposte che noi abbiamo presentato al portavoce e al nostro rappresentante Zanda al Senato, di aumentare quella soglia minima di un terzo dei comuni che deliberano non a favore della città metropolitana e quindi farebbero fallire questo progetto, di aumentarlo almeno alla popolazione, a metà della popolazione più uno, proprio per evitare che una cordata anche di piccoli comuni costruita politicamente con l'unico scopo possa far fallire un intero progetto che comunque, come dicevamo prima, porterà non soltanto un rinnovamento del rapporto tra cittadini e istituzioni, ma anche benessere economico dovuto poi a quello che verrà con i fondi europei. E quindi una maggiore partecipazione al processo di concertazione, ci sarà. Ma questo è sempre stato nelle corde del Partito Democratico, se me lo permetti. Quindi abbiamo sempre auspicato la massima partecipazione non soltanto degli enti politici e di coloro che economicamente sono interessati, ma anche della società civile e delle associazioni interessate. Ovviamente. Benissimo, io vi ringrazio, alla prossima.